Perfect. Senza nessuna vena di polemica, una rilettura inedita di opere e figure mitizzate, sono figure del passato, riproposte però in veste di icone contemporanee fino alle operazioni ironiche e dissacratorie. Sì, direi che è veramente un'operazione di grande ironia, fatta con una straordinaria intelligenza, con fine cultura, e quindi in qualche modo, diciamo, dissacra, è vero, nel senso che in fondo, grazie anche alla larghezza di visione del direttore del museo che ha deciso di ospitare questa mostra, il museo certo esce un po' dai suoi canoni, da quelli che sono gli stilemi consacrati, però questa citazione di citazioni in qualche modo lo riconsacra, cioè lo mette in relazione con la contemporaneità e con tutti i linguaggi. In fondo questa è la vera caratteristica di un museo, nel senso che un museo, diciamo, conserva opere che nel momento in cui sono state create erano contemporanee. Quindi, volendo, potremmo affermare che l'attualità dell'antico è la seduzione del passato. Ecco, coincidono queste due cose. Sì, la seduzione del passato non può essere ferma nel passato. La seduzione è sempre presente, cioè ci seduce mentre siamo sedotti nell'atto di vivere, interpretare e lasciarci affascinare dall'opera d'arte. Rielaborare proprio i busti della collezione Farnese, cose ai napoletani molto molto care, è stata un'operazione azzardata? Beh, in un certo senso sì, anche ardita, no? Un po' temeraria, però ripeto, poi è stata affrontata con grande intelligenza, con grande ironia, con grande finezza culturale, quindi diciamo in questo c'è sempre il rispetto a noi. Assessore, la sua Napoli sempre in evoluzione, grazie anche al contributo che lei effettivamente dà giorno dopo giorno. Siamo ancora in clima di maggio dei monumenti, vero? Ci sono altre iniziative? Proprio domani concludiamo il maggio dei monumenti con questa cerimonia, cioè andremo da via Piedigrotta, alla chiesa di Piedigrotta, dove c'è il sacrario della famiglia Filangieri, a deporre una corona di fiori. E poi la sera nel complesso di San Severo Appendino a Via Duomo ci sarà un bel concerto dei ragazzi della musica del sud, sicuramente un ensemble di grandissimo livello con la direzione artistica di Eugenio Bennato, e quindi in qualche modo concludo.
concludiamo questo maggio di momento dedicato al diritto alla felicità, che era una grande idea di Gaetano Filangieri, e poi ci abbiamo verso le universiadi e poi dentro l'estate a riformuliamo ancora una volta e forse per sempre gli auguri per la nostra bella cara Napoli. Beh, Napoli in questo momento è veramente ancora una volta per ciò che esprime come vitalità culturale, come ansia di ricerca, del bello, una capitale del neo-umanismo, cioè di quelle conquiste dello spirito e della civiltà umane che non possiamo perdere di fronte a un tempo barbaro, fatto di violenze, di fondamentalismi, di nazionalismi ritornanti, di un vero e proprio decadimento e barbarimento dei fondamentali valori. A Napoli credo che da questo punto di vista non solo stiamo resistendo, ma stiamo rilanciando una visione nuova. Grazie assessore. Perfect.